Noi sappiamo che non abbiamo fatto niente, perciò ripartiamo dalla prossima. Da alcune certezze, perché torno a rivedere alcune cose positive le abbiamo fatte, però con i piedi ben saldi per terra, perché sappiamo che abbiamo adesso un'altra partita difficilissima contro una squadra costruita per essere lì, e di conseguenza sarà una partita molto ma molto difficile. Ma io sono abbastanza tranquillo perché ho visto i ragazzi motivati e andiamo a giocarci la nostra partita. Indubbiamente i cinque difensori ci danno, ma penso che se in qualsiasi squadra danno un assetto e una copertura. In questo momento avevamo un bisogno, come ho detto, un pochettino più di tranquillità, nel senso che già rischiare molto di meno significa in questo momento affrontare le partite con uno spirito diverso. Vediamo, vediamo. L'altro giorno è andata bene, adesso abbiamo un avversario che gioca in maniera completamente diversa, perché affronteremo una squadra che gioca con i tre difensori un po' come abbiamo giocato noi la partita con il Pordenone, e di conseguenza dovremo prendere le contromisure. E per rivedere la partita che abbiamo giocato con il Pordenone, ho visto una squadra in 20 metri. La prima partita eravamo una squadra in 40 metri. Di conseguenza questo è l'aspetto che dobbiamo cercare di portare avanti. Però questo non significa che è dipeso dal modulo. È dipeso un attimino anche dalla convinzione, da determinati meccanismi. Sicuramente può aver inciso anche l'assetto tattico, però una squadra dobbiamo giocare in questa maniera. Se riusciamo a portare fuori casa questa mentalità, possiamo rendere la vita difficile a chiunque. Quel sorriso che speravi di vedere dopo mercoledì l'hai visto? No, vabbè, che c'entra il sorriso? È una serenità che fa parte un pochettino del lavoro, perché, torno a ripetere, alla fine sono dei professionisti che lavorano e che non avevano ottenuto quello per cui avevano sudato, perché non è che prima non avevano sudato assolutamente, di conseguenza sono contento per loro. Sì, ho visto le facce più convinte, decise, contente, perché torno a ripetere, è una dimostrazione che ci possono stare. Le delusioni che avevano avuto pesano, di conseguenza è normale che affrontare un allenamento, un dopo partita con una vittoria è sempre una cosa positiva.